Imparata. Il brano alla pagina 31 del nostro secondo fascicolo di Aaron. Allora, cosa vedere di importante prima di partire col nostro studio? Intanto io vedo questa piccola indicazione qua in cima, alla marcia. E cosa mi indica? Cosa mi suggerisce questa indicazione? Mi suggerisce di pensare a delle persone che stanno marciando, cioè che stanno camminando con un ritmo molto regolare, proprio come se fosse, per esempio, una banda musicale. E la banda musicale, quando sfila suonando per le vie di un paese, cammina, cioè marcia, con un ritmo molto preciso e regolare, perché il loro modo di camminare marciando li aiuta a suonare con una velocità, con un ritmo molto preciso e molto regolare, appunto. Quindi, questa indicazione mi suggerisce di pensare il modo in cui io devo suonare, come se dovessi accompagnare delle persone che stanno marciando, appunto. Quindi, il mio ritmo dovrà essere molto regolare. Questo non vuol dire che io dovrò suonare velocemente. Anzi, il contrario, suonare molto velocemente non fa marciare le persone, ma le fa correre. Quindi l'importante è suonare con una velocità regolare, quindi senza rallentare o senza accelerare. Vedo molte note con i puntini. La mano sinistra per molte battute ha tutte le note con un puntino sopra. Anche la mano destra lì ha sotto i puntini. E cosa vogliono dire questi puntini? Noi abbiamo imparato che il puntino sopra oppure sotto le note ha un significato diverso dai puntini che stanno a destra delle note, come in questo caso. I puntini a destra prolungano la durata del suono. Queste due note contano fino a 3. Non fino a 2, contano fino a 3 proprio perché c'è il puntino accanto. Il puntino che sta sotto oppure sopra ha un significato diverso. Mi dice di suonare quelle note in modo staccato. Staccato vuol dire suono la nota, premo il tasto, ma lo lascio subito appena ha prodotto il suono. Questo è il modo di suonare staccato. E ricorda poi, in effetti, l'idea di una marcia, cioè di persone che mentre stanno camminando tengono il ritmo battendo con i piedi sulla strada. E anche la mano destra ha qualche volta il puntino sotto, e quindi anche la mano destra qualche volta deve suonare in modo staccato. Altre volte invece il puntino non c'è e quindi io suonerò e terrò i tasti abbassati per tutto il tempo che mi serve, quindi contando fino a 2 per questo accordo e contando fino a 2 per questo. Quindi provo a suonare il primo rigo. Qui vedo questi due accordi che sono mi, scusate, do, mi bemolle, la e do, mi naturale, sol. Quindi, prima di partire, magari provo un po' di volte il movimento per fare in modo che la mano destra impari bene che tipo di spostamento deve fare. Do mi bemolle la, do mi naturale sol. La mano sinistra non ci sono molti problemi. Tutte note uguali, sol, la fino alla fine e tutte staccate. Quindi il primo rigo con le due mani. Questo era il primo rigo. Suonando con le due mani insieme, mi viene in mente questa idea. Le due mani stanno facendo una imitazione. La mano sinistra, con il suo suonare sempre le stesse note e tutte staccate, fa l'imitazione dei piedi che battono per strada, dei piedi
che ripetono il loro movimento mentre si cammina, ripetono sempre lo stesso movimento uguale. La mano sinistra imita la marcia, quindi imita le persone che camminano alla stessa velocità. La mano destra imita il suono degli strumenti che queste persone stanno suonando. Quindi una doppia imitazione, per la destra l'imitazione degli strumenti, per la sinistra l'imitazione della marcia vera e propria. Andando avanti, nel secondo rigo abbiamo per la mano sinistra ancora molte note staccate. Il sol la che si ripete per due battute, poi sol sol la la, quindi una piccola differenza, e infine la prima vera differenza per la mano sinistra, cioè quattro note da suonare in modo legato. La legatura è l'effetto esattamente opposto rispetto al suonare staccato. Cioè io unisco tutte e quattro le note in maniera che tra di loro non ci sia neanche il più piccolo silenzio. E quindi questa differenza di suono che si sente per la mano sinistra dopo aver fatto sette battute, passando a una battuta dove tutte le note sono legate, è una specie di risveglio per l'interesse e per l'attenzione di chi sta ascoltando. Dopo aver sentito un ritmo e delle note staccate sempre uguali, qualcosa di molto diverso richiama l'attenzione. E questa è una cosa che i musicisti conoscono bene e che quindi sfruttano con questo effetto quando pensano che ce ne sia bisogno. Ci sono anche per la destra, come nel primo rigo, note staccate e note non staccate. L'accordo si fa la, si fa sol. E poi queste note dove vedo questa riteggiatura uguale 5-1, 5-1, 5-1. Per quale motivo? Semplicemente perché le note, i tasti che devo suonare, sono tutti sempre alla stessa distanza fra di loro. Fa e re, fa diesis, re diesis, sol, mi. Quindi mi serve avere le dita sempre alla stessa distanza fra di loro. Proprio perché i tasti sono distanti uguali e anche le dita saranno distanti uguali. Se io evito questo movimento di aprire o chiudere la mano, le dita saranno già pronte. Mi basterà spostare un pochino la mano muovendo il braccio e le dita saranno già pronte per suonare le note che mi servono. Quindi il secondo rigo con le due mani insieme suona in questo modo. Passando al terzo rigo, vedo che le prime due battute sono perfettamente uguali alle prime due battute del primo rigo. Poi, invece, andando avanti, le cose sono leggermente diverse. Abbiamo un sol diesis, di nuovo delle note legate, e questa piccola scala, la si do re, con questa diteggiatura che è effettivamente la più semplice, la più comoda. Dopo aver suonato sol, sol, sol diesis, la, questo è il suggerimento del libro e è effettivamente la soluzione più semplice per suonare queste quattro note legate fra di loro. Note leggermente diverse per la mano destra, ma niente di estremamente difficile, basta leggere con attenzione di che note si tratta. Il terzo rigo con le due mani insieme, suona così. Ecco
Siamo arrivati all'ultimo rigo. Per la sinistra abbiamo ancora note staccate, note legate, e qualche bemolle o qualche diesis per la mano destra. Niente di difficile, basta semplicemente leggere con attenzione di che note si tratta. Il quarto rigo con le due mani insieme. Questo era l'ultimo rigo. Quindi adesso non ci resta che suonare tutto dall'inizio con le due mani insieme.